stagione, diciamo così, dell'Aquila Basket Earth Day, e dunque celebrazioni di ogni genere dalle 17 in particolare. E naturalmente c'è anche questa cosa qui, il fatto che gli uomini di De Raffaele possano pensare magari in certi momenti. Sono sei punti, ma sono sei punti veri, anche perché difensivamente adesso bel canestro di Cook sull'assist di Mooney. Per questa l'esecuzione e la qualità, e palla Mooney, tornato Chris Dow. Mooney finta di riaprire, poi alza per Cook che va molto, ma quello è il regno di Toto Vorrai, rimane con lui, gli toglie la tripla. Adesso Zerini contro Mooney, questo non è semplice per Zerini, e infatti in più non riesce neanche a resistere. Grande protezione, grande esecuzione, direi grande efficienza. 4 palle perse, comunque siamo già vicini ai 23 minuti. Assist di Mooney per Paul Biliga, di esultanza, non si è appeso al proscenio naturalmente, giocatore con personalità. Qui Baldwin vuole attaccare, arresto difficile, difficile anche la palla dentro, momento di transagonistica, e poi Niang con la specialità della casa, il recupero, Ellis lo premia, arresto di Niang che miracolosamente tiene il perno. Attenzione, ha tenuto il cambio, Ellis attacca Strautins, poi Niang, bellissimo, un palleggio e assist per Biliga. Ossigeno per Baldwin, scarico di Hub per Alviti, da tre, il fallo di Strautins. Catch and shoot, come si dice, nel proprio più puro possibile, nell'angolo Strautins, col 10 silenziosissimi ma preziosissimi punti dell'ex Virtus. Mooney trova Ellis che va in fondo, si protegge, fallo di Strautins, e Cook strappa a Zerini un pallone che sembrava del giocatore della Bertram, poi Mooney ancora, ancora, e stavolta non ci arriva Zerini. Il contatto non è granché, ma c'è, mentre con la cosa che a quel punto sembrava più semplice, Forrai sotto le gambe proprio in faccia a Ross, taglia Baldwin, la prende e segna, meno uno, trovando un Forrai vintage. Mooney rischiosa, la palla che però raggiunge Biliga, che fa più